A seguito di servizi filmati pubblicati su Alcamondoblog e articoli sul Giornale di Sicilia che hanno testimoniato i ripetuti appelli che la consigliera comunale Gina Caldarella ha indirizzato ai vertici municipali, i primi passi sono stati fatti in questi giorni dal comune di Alcamo per redigere il piano comunale amianto. È stata appena pubblicata l'albo pretorio municipale, infatti, la determina con cui il comune stabilisce di avviare la procedura negoziata per la redazione del piano da parte di un professionista esterno, previa consultazione, è riportato nella determina del settore comunale servizi tecnici, manutentivi e ambientali, di un congruo numero di professionisti che siano iscritti all'albo unico regionale dei professionisti. A tal fine il comune ha impegnato la somma di 4.578 euro. È urgente redigere il piano affinché il comune, prosegue la determina, possa eventualmente essere beneficiario dei contributi che l'amministrazione regionale riconoscerà solo ai comuni che sono in regola con la stesura del documento. La stesura del piano comunale deve essere effettuata in termini ben precisi, previsti dalla legge, e tale termine è già scaduto. Il comune riferisce comunque di non aver subito conseguenze in termini di penalizzazioni, atteso che il bando per l'assegnazione dei contributi spiega non è stato ancora emanato da parte dell'amministrazione regionale. Ripetute sollecitazioni affinché il Comune di Alcamo si attenesse alle disposizioni della circolare relativa alle norme per la tutela della salute del territorio e quindi preparasse il piano amianto erano pervenute dalla consigliera comunale Gina Caldarella. Nelle recenti settimane l'ufficio comunale ambiente aveva riferito di ritardi da parte della Regione. Non sono ancora chiari i criteri di premialità da parte della Regione, aveva spiegato in sintesi la responsabile comunale Elena Ciacio. E si deve ancora procedere al censimento dei siti contenenti amianto per redigere il piano. La redazione del piano comunale amianto, ha ribadito, è finalizzata alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa, efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto. I comuni adottano il proprio piano e lo trasmettono all'ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile, con l'obbligo annualmente di rendicontare i risultati conseguiti sul fronte degli interventi di rimozione e bonifica. Gli obiettivi da raggiungere con l'adozione del piano comunale amianto sono il censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni e programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 del 2014. Nella recente determina è quindi riportato che la fase preliminare e indispensabile per procedere alla stesura del piano amianto è il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio comunale e che, a tal fine, il Comune di Alcamo, per agevolare il censimento dell'amianto, così come previsto dalla legge regionale 10 del 2014, allo scopo di rendere nota la suddetta legge, il 18 settembre 2014 aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso per la cittadinanza, allegando un modulo conforme a quello standard vigente, già predisposto dall'ARPA, che tutti i cittadini potevano compilare indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto in edifici privati e inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune. Questo è ciò che riporta nella determina il Comune di Alcamo, che a tale riguardo dichiara di avere ricevuto da parte di privati cittadini soltanto 6 moduli debitamente compilati che sono stati regolarmente inoltrati tramite PEC all'ARPA territorialmente competente. Bisogna, conclude quindi la responsabile del settore comunale ambiente, dare seguito alla fase iniziale consistente appunto nel censimento e nella mappatura dei siti per quindi giungere all'obbligatoria redazione del piano.